Buongiorno e benvenuti in una nuova avventura da grotteria dove mi trovo quest'oggi. Giornata lievemente ventosa. Rimango sempre dell'avviso che quando si esce in bici il sabato, venerdì non bisognerebbe far serata. Stamattina sto malissimo. Per ovviare a quella grandissima cazzata compiuta dal sottoscritto ieri sera, sto usando assistenze lievemente più alte. Sto salendo come un assassino a 23 all'ora con il 7% di pendenza, quasi al termine della salita, ed eccomi giunto a Croce Ferrata e fra poco dovremo incrociare il Sentiero Italia. Almeno non di cassai, ma almeno che salitone, messo anche un attimino male. Che meraviglia se non dovessi, mamma che profonda, se non dovessi riempirmi d'acqua sarebbe ancora più bella, per il semplice fatto che non mi asciugherò mai se mi bagno. Suppongo sia la stessa cosa, comunque. Pare di sì, è segnalato. Sembrano esserci le bandierine sugli alberi. Wow! Che meraviglia! Com'è? Mi sento un po' rigido oggi, però è anche per il fatto che, oh cacchio, devo pure un attimino controllare il GPS, quindi o guardo la strada o guardo il GPS o cado o cerco di non cadere. Sinistra, yes. No, no, si passa agevolmente. Bello, ma che trail! Bello, dai. Parrebbe che ci sia stato un qualche raduno da queste parti. Infatti è tutto segnalato. Madonna! C'era un solco che non ho visto. Albero, albero, albero. Io sembro sulla via corretta, questo piccolo radicciaio, pezzettino quello precedente, ma anche qui dove ho fatto un attimino più fatica a seguire il percorso. Anche qui non mi è chiarissimo, penso sia di qua. Sì, era di qua. Ah, ok. Oh Gesù. Sarà qua? Non vedo più. No, ti prego no. Ti prego no. Vabbè, vuoi o non vuoi, ci dovrò passare io da qui, no? Speriamo non sia profondo. Oddio Cristo. Mi sono bagnatissimo, non bagnato, bagnatissimo. Io e le mie fantastiche idee. In condizioni da asciutto mi sarebbe piaciuto di più sto sentiero, e anche se fosse stato un attimino pulito. Siamo on track e questo mi riempie di speranza sul fatto che io posso uscirne da qui. Pare sia qua. Vedo una bandierina sull'albero. Rametto sdemolito. Sì, ok. Vedete, io cerco di andare piano in questo. Dio, radice che mi stava per tradire. sì, un attraversamento. Per la prima volta ho dovuto usare la modalità walk. Sto morendo. Siamo sulla via giusta. Ma poche discese nella vita, io la gradirei pure, Gisella, abbassati per favore. Ciao. Ah, qui c'è un dedalo. Io ho tirato dritto. È dritto, sì. Oh, ok, bandierina. Confortante. Ora qui è diventata strada, pista boschiva. Un po' di discesa ogni tanto. Radici, radici, una vera e propria pista forestale, meglio però non buttarmela perché ultimamente tutto quello che dico puntualmente poi finisce con il ritorcersi contro di me. Oh, bello! Pensavo che si stesse per finire, invece no. Continua, imperterrito, con una gomma, giustamente, perché dovete sapere che la civiltà calabra questo impone, chi muove a Fucati. Avrei sinceramente potuto e forse dovuto fare una deviazione che tuttavia non ho sul GPS, che mi avrebbe fatto risparmiare parecchia strada. Io ho trovato oggi l'unico sentiero completamente in salita della Calabria. L'ho fatto io praticamente. Arriverà un po' di discesa nella vita, pare di sì. Wow, wow. Need for speed. Veloce, veloce e pericoloso. Set the world on fire. I just want to start. Che posto. Ah, sarebbe anche ora di uscirne. Cioè, ok, bello, serrato, mi piace tutto, il posto fantasticoso, però teoricamente il mio percorso continua di là. Però no raga, fa freddo, è un po' tardi, sono da solo, quel percorso l'ho già fatto, un giorno lo farò tutto insieme, ma ora me ne scendo da Mammola e santa pazienza a casa. Ah, me ne scendo dalla fontana del Malconsiglio. Chissà da dove sto andando in realtà, che io sto, sinceramente non me la ricordo. Veloci! Uno da via Rama. Sei veloce ragazzo, sei veloce! Ora me la ricordo, sì. Oh Dio, un po' di sole! Mi servirebbe un po' d'aria calda, onestamente. Io mi sono un po' congelato oggi e sono bagnato, radicio. Ed eccomi, appena entrato nel mio 100° chilometro della giornata con 1500 di dislivello, esattamente nel punto in cui Nicole è andato incontro al suo triste destino, che è stato successo qui. Comunque, dopo questo bel giro mi reputo soddisfatto e niente, ci vediamo alla prossima.